Sì, signori. Signori. Olla. Nuovo evento della Marvel, nuove cose fighissime. Ogni supereroe ha il suo lato contraddistintivo. E io chiaramente ho il mio. Partiamo da vedere quello che c'è nello shop di oggi, che è veramente fighissimo e non ho potuto non shoppare tutto. Costume della vedova nera con ben due stili, sia quello biondo sia quello moro. A ognuno piace quello che piace, a me piace tantissimo questa skin qua, anche per il fatto che ha un culo fighissimo, ha le doppie pistole ed è in questa posizione qua perenne. Quindi lei sta proprio in questa posizione qua, è fighissimo. Cioè è proprio una gran figa, anche nei film è una gran figa. Poi questo piccone qua, che vabbè è un piccone come un altro, cioè ci sta, ma siccome è figo l'ho comprato. E poi la piroetta della vedova nera, cioè per costare 200 questa emote è fighissima. Qua, cioè assurda, è fighissima. E vi ricordo di shoppare col codice supporto a un creatore OctiPFI. Forza connessionati puri, dimostrate di essere tali e supportatemi nello shop se volete sostenere il canale e sentirvi dei connessionati puri, tipo i figli di Thanos. Poi le altre cose nello shop, rapace, assassino, arti con una vita al massimo, agganciato, armadillo, ascia spettrale, breakdance. Ma a parte questo, molto probabilmente nello shop vedremo quelli che sono anche tutti gli altri costumi dei vari personaggi della Marvel. Vedremo il tizio con l'arco, di cui mi sfugge il nome, scusate. Probabilmente vedremo Iron Man, Spider-Man, vedremo Doctor Strange. Cioè sicuramente, secondo me, nello shop vedremo tutti quelli che sono i personaggi della Marvel. Ma adesso andiamo alle sfide della nuova modalità di Endgame, che sono fantastiche e ti danno il Queen Jet degli Avengers. Bellissimo, bellissimo. Raga, tutte ste robe ve le danno gratis. Quindi invece danni agli altri con i propulsori di Iron Man 500 PE. E poi questa bellissima schermata di caricamento, ossia assemblee, vendichiamo i caduti. Dopodiché abbiamo questo standardo che io ho iniziato a usare, mi piace tantissimo, quello dello scudo di Captain America. Questa emote qua dell'ascia di Thor, so che ha un nome specifico, non me lo ricordo. Il logo degli Avengers come spray, lo scudo di Captain America come emoji e poi il guanto dell'infinito come spray. E poi per finire lo standardo degli Avengers, che appena bloccherò lo utilizzerò. E una volta sbloccate tutte ste robe, bam, Queen Jet completamente gratis. Fantastico, è veramente fantastico sto coso. Cioè è fighissimo, è proprio figo. In ogni caso, verso la fine del video vi dirò un paio di consigli ottimi per giocare al massimo in questa modalità. Sta arrivando Thanos, eliminate il suo esercito prima che riesca a impadronirsi del 6 gemme all'infinito o diventerà invincibile. Con la musica degli Avengers, ma mi danno il copyright qua. Se vi eliminano o resuscitate, avete un'altra chance e Thanos non si impadronisce di tutte le gemme. Va bene, segui la mappa del tesoro e troverai il bottino epico. Ma quale bottino epico? Dimmi che è lo scudo. Eccolo qua, lo scudo di Capitan America. Come funziona sta roba? Boia, ora ritorna. È bianco. Abbiamo salvato l'universo, a quanto pare. Cioè, non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto e ho salvato l'universo. Arrivo io, ho trovato i guanti di Iron Man. Anch'io. Dai. Luca, tu cosa hai trovato? Io ho trovato l'arco, ma non sento un cazzo, quindi è bruttissimo. Ecco, l'arco è quello del comune mortale, quindi sei un inutile. Io ho trovato il martello di Thor. non il martello. Adesso vedo cosa trovo io. Boia. È un P? Trovi le tette di vedova nera. ho una sola kill, ho ucciso solo Thanos. Adesso ucciso adesso sembra. Vabbè, una kill importante, dai, via. Guardalo lì. Guardalo! Ma muori! Ho preso Thanos dritto col colpo in volo. Il pieno effetto l'ho morto. No, è mia la gemma. No, ma si è trasformato. No, hai capito? Prima di prendere la gemma. Porca troia. Cazzo, per poco. Maledetto lui. Per poco non diventavi Thanos, Cioè, io sono arrivato più tardi, ma. Ho visto. Allora, una cosa è certa, bisogna stare qua al centro proprio. Dove ho pingato. Vecchio, ci sono! Sì, è mia! Sì, signori! Olla! Adesso chi è che comanda, Vecchio, si lasera con Thanos! Cioè, li distruggo! Devo stare in mezzo io, in modo che quando arriva la gemma,
No, no, il vecchio Thanos sarà più forte. Ma infatti era anche più grosso prima Thanos. Dici no, no, quello no. Ma sai quanto ho di vita? 4000. No, prima era più forte Thanos. No, veramente, cioè guarda, non riesco a muovermi, Thanos è lentissimo. Per caricare il salto ci metti un anno e, e soprattutto non è poi così alto il salto. L'ho distrutto. Vecchio, il pugno è fortissimo. Sì, inizia. È fortissimo. La gemma è mia. C'è qualcosa che mi ha... La gemma è mia, la gemma è mia. Sì, ma se mi... Distrutto. Ma perché vogliono uccidermi? Lasciatelo stare. Perché voglio... Non capisco. Vi ha fatto di male Thanos. Ha solo disintegrato metà universo. Distrutto Vlad. Ma l'ultima gemma. Ah, distrutti. Conquistatela. Sono 22. Minchia. 24 25. Io li vedo i nemici, lo sai, grazie alle gemme. Signori, signori, Thanos OP. OP Thanos OP. Balliamo. Yeah. Io suono, mi fanno suonare. DJI. Mamma mia. Stop prima di proseguire col video. Ti rubo 30 secondi per la sponsor time. Perché immagino che tu sia stufo di giocare con una tastiera scadente che ti fa venire voglia di scraventarla da tutte le parti. E immagino che tu abbia deciso di comprarti una nuova tastiera da gaming meccanica, super fighissima. Allora la tastiera Blademaster Pro della Drevo è ciò che fa il caso tuo. La tastiera più votata nell'intera storia di Kickmaster. Con un layout completamente in italiano che uso io stesso per fare vittorie con 15 kill su Fortnite. La particolarità della tastiera è appunto il genius knob situato alla sinistra della stessa, a cui puoi assegnare ogni comando che ti venga in testa. Da quando l'ho provato non potevo più farne a meno. La scocca è completamente in metallo e gli switch sono di tutti i colori, completamente Cherry MX originali. Addirittura i LED sono luminosissimi e bellissimi. Nella fighissima scatola troviamo la tastiera, le istruzioni e un dispositivo per collegare la tastiera via Bluetooth, perché sì, questa tastiera è Bluetooth. Un pennello per scopare la tastiera, una pinzetta per rimuovere i keycaps e una foto di Occhi da Piccolo col culetto di fuori. No, forse questa non c'era. Nessun obbligo, ma se volete una tastiera come la mia, andate in descrizione che trovate il link per la tastiera con un codice sconto del 20% solo per gli iscritti alla Pura Fibra Italiana. Sbrigatevi prima che finiscano! Primo, se siete i tizi là di Thanos, se siete Kitauri, per diventare Thanos dovete assolutamente andare a prendere la prima gemma per primi. Quindi quello che vi consiglio io... Quando tutti si buttano, voi state a mezz'aria, a metà, proprio nel punto esatto della metà della vostra safe. In questo modo, quando gli altri non si sa dove saranno, voi appena vedete che la gemma cade verso un certo posto, iniziate a fiondarvi col deltaplano, cioè in caduta libera, verso quel posto lì, assolutamente per essere i primi che prendono la gemma. È importantissimo. Perché poi dovrete passare tutta la vita da Kitauro. E verso le parti iniziali della partita, se siete dei Kitauri, non andate a fightare, perché l'unione fa la forza, il vostro obiettivo è raccogliere le gemme, quindi dovete camperare quanto più possibile, nel senso che dovete stare buoni e l'unione fa la forza quando siete Kitauri. Mentre se siete degli eroi, la prima cosa da fare nell'inizio della partita è accaparrarvi quanto più arsenale possibile e andare a fare il culo a quanti più Kitauri possibili, perché i Kitauri hanno 99 vite, 100 vite in tutto. Una volta che voi li avrete uccisi, basta, non ne avranno più, quindi dovrete scontrarvi contro Thanos, ucciderlo e fine. Se invece voi continuate a uccidere Thanos, cosa che non ha proprio senso,
Non va bene, bisogna uccidere i Kitauri, non tanto Thanos. Bisogna concentrarsi a sterminarli tutti i Kitauri e poi Thanos. Quindi con questi consigli non potrete assolutamente perdere.